Stradino.it, rubrica sportiva, la rubrica Un caffè con. Oggi siamo con il centrale, Fabrizio Poli. Abbiamo abbandonato un pochino la linea mediana del campo. Adesso andiamo a scoprire, a cominciare a scoprire un pochino il ruolo più interessante, quello che sta rendendo un po' meglio e che sta sorprendendo di più. Allora Fabrizio, siamo un po' corti per domenica, però tu sei a posto, sei arruolabile. Sì, sì, io sono abile, arruolabile. Diciamo che nelle ultime partite siamo sempre stati in emergenza, però abbiamo cercato di dare sempre il meglio, chiunque è stato chiamato in causa, anche magari messo fuori ruolo come Bianco domenica a Monza, e diamo sempre... Tutti quanti diamo sempre tutto quello che abbiamo per venirne fuori anche nelle situazioni più difficili. Dicevamo, contro il Lecce hai evitato un'espulsione nella partita contro l'Atrizium, un fallo d'ultimo uomo, l'arbitro ti ha graziato, fortuna nostra, insomma, sei in campo, dovresti essere a fianco di Teriggi a questo punto. Sì, oggi Leo si è allenato, ha fatto tutto l'allenamento, anche ieri, quindi io spero che lui possa tornare domenica, anche perché ci tiene molto a giocare contro il Lecce, a rientrare proprio contro il Lecce. E come dici te, sì, mi è andata bene, perché insomma, riguardandolo, era proprio un fallo da ultimo uomo, l'espulsione ci stava tutta, e anche sul momento, quando dopo il fallo io ero per terra, ho pensato adesso mi dai rosso, perché no, mi ha fischiato tutto contro l'arbitro per tutti i 90 minuti domenica, quindi pensavo proprio che mi desse il rosso, quindi sono stato graziato, ora sono in diffida e insomma, dai, speriamo di non prendere nessuna ammonizione, così da poter giocare più tempo possibile prima di essere squalificato. A telecamere spente mi dicevi una curiosità, c'è stato un colpo di sole che ti ha accecato? Sì, vabbè, ma non voglio usare quello come alibi, insomma, potevo fare di meglio, ero nello spicchio di campo dove c'era il sole che era abbastanza basso, mi ha dato fastidio, ho perso di vista la palla e Chinellato è stato più bravo ad anticiparmi, e poi ci siamo incastrati con le gambe e il rigore era netto. Ecco, volevo valutare un pochino i dati. Il Carpi ha la miglior difesa del campionato, solamente 8 gol subiti dopo 14 partite, non solo del campionato ma una delle migliori difese del calcio professionistico. Il lavoro sta pagando. Sì, sì, poi io sono soddisfatto e orgoglioso di essere nella difesa meno battuta del girone, di entrambi i gironi. E certo, ci vuole molta attenzione, molta concentrazione in tutte le partite, perché non fa differenza giocare contro il Lecce o giocare contro Tritium e Treviso, perché tutte ti mettono in difficoltà, possono trovare il gol in qualsiasi momento, e noi stiamo facendo davvero un bel campionato come reparto e speriamo di continuare così. Ecco, questa è una curiosità mia e di tutti i tifosi carpigiani: com'è passare ad avere un giocatore come Gabriele Cioffi al tuo fianco, perché tu hai giocato anche al suo fianco l'anno scorso, e adesso averlo seduto in panchina, insomma, a darti le indicazioni, com'è questa cosa? Ma guarda, lui come urlava da giocatore, che ce l'avevo vicino, giocando a sinistra e lui in mezzo, giocando a destra e lui a fianco a me, urla anche quest'anno in panchina, quindi bene o male la sua voce la senti sempre. Certo, lui in mezzo alla difesa dava quell'esperienza che magari a noi, essendo tutti giovani, visto che sono il più vecchio in questo momento della difesa, può mancare, però diciamo che tutti quanti cerchiamo di lavorare anche su questo, appunto, cerchiamo di alzare l'asticella della concentrazione per sopperire a quella mancanza di esperienza che magari con lui non c'era. Beh, io ci tengo a precisare che, come diceva Fabrizio, lui è il più vecchio, ma ha 23 anni soltanto, quindi insomma stiamo parlando di una delle difese più giovani di tutta la Lega Pro, e quindi viene pagata questa politica che sta attuando il Carpi di lanciare giovani e di dare insomma lustro e anche insomma visibilità a un vivaio, quello italiano, che è sempre stato un po' bisfrattato, ma che ha dei giocatori come Fabrizio, ma mi viene in mente anche Letizia, Terigi, Sperotto, che l'anno scorso era Reggiana, e anche lo stesso Sportiello, che è un portiere che, da quello che mi pare, vi mette a posto molto bene. Guarda, Sportiello, le volte che è stato chiamato in causa ha sfoderato veramente degli interventi bellissimi. Viene da pensare a Chiavari contro l'Entella, che io, devo essere sincero, pensavo che quel tiro del loro centrocampista andasse sotto l'incrocio, invece fece proprio un miracolo. E poi, come hai detto te, altri giovani come Letizia, che è proprio una scoperta del direttore, che l'ha andata a pescare dalla Versa Normanna. È un giocatore che sin dall'inizio mi ha stupito per la sua forza fisica, per la sua progressione, per i piedi, calcia bene con entrambi i piedi. Poi Sperotto invece già l'anno scorso fece una buona stagione a Reggio, quindi lui questa categoria aveva già giocato in questa categoria. Leo l'anno scorso fece bene, e poi comunque io non voglio nemmeno dimenticarmi di Fusar Bassini, che a inizio anno era partito sempre lui sulla sinistra, e
facendo anche bene, per lui è proprio la prima esperienza nei professionisti e ha affrontato quelle partite alla grande, e poi gli infortunati, Gagliolo e De Bode, che sono stati molto sfortunati perché ancora si devono riprendere dai loro malanni, e speriamo tutti di riaverli presto per dare una mano. Ecco, volevo soffermarmi sulla partita di domenica. Secondo te che cosa è mancato domenica per fare bottino pieno in un campo, insomma, che sembrava sulla carta abbastanza abbordabile? Però comunque il Lecce l'ha dimostrato, il Lega Pro, tutte le partite sono da giocare e i nomi contano relativamente. Sì, certo, tutte le partite sono da giocare, infatti non vedo la partita di domenica come un'occasione sfumata. Abbiamo preso un buon punto su un campo difficile, perché l'Atritium lotterà fino alla fine per la salvezza, e chiunque andrà su quel campo dovrà sudarsi la vittoria, quindi secondo me è un punto guadagnato. E poi non mi scorderò mai di dirlo, questo Carpi ha annellato il nono risultato utile consecutivo, cioè non perdete dalla partita a Portogruaro, che è stata una partita con l'Alto Adige, che tra l'altro l'Alto Adige su Tirol è stata proprio la squadra che è andata a vincere a Lecce. No, infatti sono 9 partite, se non mi sbaglio. Dopo la partita dell'Alto Adige ci guardiamo negli occhi e dentro lo spogliatoio, e tutti cercammo di capire quello che volevamo veramente. Penso che da lì ci fu come una sorta di patto, di alleanza, che non si sarebbe più mollato mai, e così stiamo facendo. Magari la partita di Chiavari, mi viene sempre in mente quella, giocando con la mentalità di come avevamo giocato contro l'Alto Adige probabilmente l'avremmo persa, invece dopo il gol preso siamo riusciti anche a creare altre occasioni e avremmo potuto vincerle. Beh, ricordiamo che a Chiavari hai segnato il tuo gol stagionale, un gol bello e importante. Sì, mi ha portato bene la mia Liguria, diciamo, visto che abito non molto lontano da là. Peccato che sia l'unica trasferta in Liguria, perché se mi porta bene per te e per Fabio, insomma. Per me e per Fabio, no, ma visto che avevo fatto gol, dicevo, mi ha portato bene alla Liguria, lui certo. Il gol non l'ha fatto, lui probabilmente sta aspettando la Reggiana, visto esatto. Che è la bestia nera Fabio della Reggiana. Ecco, domenica c'è una partita attesa da tutto l'anno dai tifosi, si preannuncia uno stadio pieno di tifosi sia carpigiani che leccesi, che dai forum sembrano già aver intavolato un bel dialogo, cioè sembra che ci sia anche un bel rapporto tra le due tifoserie, insomma uno spettacolo per lo sport domenica. Io spero appunto che sia proprio una domenica di sport per questa città, che la gente venga numerosa allo stadio, sia carpigiani che leccesi direttamente dalla Puglia o leccesi che abitano qui in zona. L'importante è riempire questo stadio per dar vita a una bella partita. E poi ricordiamo al Lecce, perché il Carpi ha parecchie defezioni, ricordiamo tra le altre sempre De Bode, Pasciuti, Perini. Esatto, ha parecchie defezioni questo Carpi, ma Lecce ne ha una su tutte, Foti, capocannoniere. Sì, però manca Foti, gioca Jeddah, gioca Cevanton, stiamo parlando di giocatori che basta vedere il loro passato per vedere per capire tutto. Ecco, ormai siamo alla fine del giornale d'andata, manca solo la trasferta di Como e la partita interna con Lecce di domenica. C'è una squadra che in particolare, al di là della classifica, ti ha sorpreso? All'Alto Adige a me mi era piaciuto molto per il modo di giocare palla a terra, era... Al di là della sconfitta, proprio ci mise in difficoltà parecchio. E anche l'Entella, comunque, su quel campo sintetico riesce a giocare molto bene. Guarda, ti faccio una provocazione che ho letto su un blog di tifosi, lo cito, io tifo Carpi, il blog dei tifosi del Carpi. C'è una voce velata che vi accusa di un po' di difensivismo. Tu cosa hai da dire a riguardo? Beh, se andiamo a vedere i gol presi, insomma... Dico che ci difendiamo molto bene, però difensivismo non penso, perché abbiamo dimostrato che sappiamo fare anche 3 gol, come col Feralpi Salò, col San Marino, quindi non penso che ci sia del difensivismo. Prima di tutto non prenderli gol, quello sì, però se li facciamo meglio ancora. Secondo te, che ti alleni tutti i giorni con questo gruppo, per potenzialità e per quello che ti ha dato modo di vedere, dove può arrivare secondo te questo Carpi nel girone di ritorno, visto che ormai le squadre le abbiamo affrontate tutte? Giocando con questa voglia che ormai ci sta contraddistinguendo da 9 domeniche, insomma da quando non perdiamo, io penso che ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Bisogna comunque lavorare settimana per settimana, non pensare mai troppo al futuro, ma guardare sempre alla partita che ti aspetta la domenica successiva. Fabrizio, siamo in chiusura, ti chiedo solo un appello per i tifosi di domenica. Non ce n'è bisogno perché lo stadio quasi certamente sarà esaurito, però insomma un invito. Se rimane qualche posto libero venite a comprare il biglietto. Perfetto, siamo in chiusura. Fabrizio, ci fai un saluto ai nostri video lettori e lettori del mostardino.it? Un saluto a tutti i lettori del Mostardino e Forza Carpi. Perfetto, a presto.